via. Ciao Giampaolo, siamo qui stasera per presentare il tuo libro, Il segreto del Novecento, che tu da tempo che stai scrivendo, che finalmente fra breve è in edicola. Ecco, vorrei che ci parlassi un po' di questa tua ultima fatica, dopo che hai fatto l'altro libro, che adesso quello si chiama, l'altro che hai già pubblicato tempo fa. Dominio. Dominio, esatto, Dominio. Ecco, adesso abbiamo Storia del Novecento. Ecco, vedo che c'è lì nel computer, che devi appunto pubblicarlo, metterlo in stampa, pubblicarlo. E allora, niente, vorrei che ci anticipassi brevemente alcuni passi significativi di questo libro, in modo da permettere ai nostri lettori, insomma, un interesse anche quindi di acquistarlo. Questo non è proprio non vorremmo fare una pubblicità commerciale, ma quantomeno vorremmo informare, come sempre, il nostro stile di Accademia di Libertà. E quindi ti lascio la parola per presentarci il tuo lavoro. Dunque, come si può leggere dal titolo, dai sottotitoli, Il segreto Novecento, cioè quello che nella storia del Novecento è rimasto non rivelato, cioè è rimasto segreto. L'inconfessabile storia del potere dal XX secolo al terzo millennio, sottotitolo. Benissimo. Altro sottotitolo. Perché il capitalismo monopolistico creò e sostenne l'Unione Sovietica. Il debito perpetuo e il controllo dell'economia mondiale all'ombra del mito della democrazia. Capire Edizioni, Roma. La Capire Edizioni è la mia casa editrice, una ditta individuale che io ho da una quindicina d'anni. Bene. E nei sottotitoli si legge chiaramente qual è l'intenzione di chi ha scritto questo libro, cioè di me stesso, di mettere in evidenza quelli che sono stati i sostegni, i finanziamenti dati alla rivoluzione bolscevica fin dal 1905, il primo tentativo rivoluzionario, e poi nel 1917 da parte della casta finanziaria ebraica americana. Cioè parlo dei banchieri Jacob Schiff, di tutti i componenti del World Jewish Congress, cioè del congresso mondiale ebraico, per meglio dire dell'organizzazione sionista mondiale, che hanno creato appunto questo mostro, potentissimo braccio armato degli Stati Uniti d'America, che chiamato Unione Sovietica, il quale ha avuto il compito poi di fare scoppiare e condurre a termine, con l'aiuto degli Stati Uniti, la seconda guerra mondiale. Per eliminare che cosa? Per eliminare l'anomalia economica e monetaria creata da Adolf Hitler, il quale con il sistema economico nazionalsocialista, non dico nazista, dico nazionalsocialista. Esattamente, bravo. Attenzione, che i sovietici hanno sempre evitato di chiamare i tedeschi nazisti, perché vuol dire, è una forma sincopata di nazionalsocialisti. Quindi se tu parli nazionalsocialista è qualcosa che si avvicina al socialismo sovietico. Perciò i sovietici chiamavano, i tedeschi, li chiamavano fascisti impropriamente. Quindi, esattamente. E non si può mai dire che i sovietici abbiano mai osato pronunciare la parola contro il nemico nazifascista, altro improprio termine che... Infatti io l'ho sempre detto questo. Quindi, a prescindere da questo, l'Unione Sovietica ha avuto una funzione tipicamente di appoggio, di collaborazione con gli Stati Uniti d'America per creare quei nuovi equilibri geopolitici e geoeconomici, sarebbe il caso di dirlo, dove era vigente il sistema di finanziamento da parte delle banche private internazionali, quasi tutte governate dai giudei, alle banche centrali dei vari stati del mondo, i quali devono essere finanziati e devono accettare dei prestiti ogni qualvolta emettono la moneta. La famosa gestione monetaria pretesa da Meyer Angel Bauer, detto Rothschild, il quale fin dal 1780 inaugurò questo sistema diffondendolo in tutto il mondo. Lo perfezionò poi attraverso i suoi successori nel 1910, quando ci fu il famoso incontro di Jekyll Island, una località della Georgia, dello stato della Georgia, sulla costa atlantica della Georgia, dove si riunirono i vari banchieri, circa sei, insieme al senatore Nelson Aldrich, e idearono
il sistema della Federal Reserve, cioè il Federal Reserve System, quello che è tuttora vigente negli Stati Uniti e che vuole imporre da allora in poi il proprio sistema monetario ed economico ai paesi d'Europa e poi ai paesi di tutto il mondo. Dopo l'entrata in vigore di questa legge, il Nelson Aldrich Act, che istituiva il Federal Reserve System, pochi mesi dopo scoppia la Prima Guerra Mondiale, perché si riscontrava in tutta Europa un indebitamento insostenibile di tutti i governi, di tutti gli stati europei, a cominciare dalla Russia zarista, e le banche internazionali intendevano rientrare dalle proprie esposizioni, ma non solo per questo, anche perché proprio in quel momento si assisteva al cambio del regime energetico, cioè si doveva passare dall'uso prevalente del carbone all'uso prevalente del petrolio, anche perché si era scoperto fin dal 1907-1908 il petrolio in Iraq a Masjid i Suleiman, ed era entrata subito in funzione una compagnia inglese che si chiamava APOC, Anglo-Persian Oil Company, poi diventata BP, e poi diventata British Iraq Petroleum Company, perché poi si era estesa anche ai petroli di Mosul, di Qayyarah, e iracheni appunto, quindi l'Iraq Petroleum Company, che era di assoluto dominio inglese, va bene? Prima guerra mondiale avviene per motivi abbastanza banali, ma soprattutto perché bisogna fare cadere ben tre imperi, cioè gli imperi centrali, Germania, l'impero germanico di Guglielmo II e l'impero austro-ungarico, i quali avevano intenzione di, e l'impero turco-ottomano, lo stavo per dire, ma c'è un altro impero che deve cadere, ed è l'impero zarista. Esatto. Quindi la vera funzione della prima guerra mondiale è stato quello di far cadere questi quattro imperi. L'impero germanico intendeva dare la propria spinta espansionistica e imperialistica nel Nord Africa. Sappiamo la crisi di Agadir, quando Guglielmo II piazzò con la famosa nave lì perché voleva appunto acquisire dei territori in Nord Africa, in Marocco, e quindi entrava in contrasto, inaspriva i contrasti già esistenti con la Francia. Sappiamo la guerra franco-prussiana, qual era stato l'esito, l'Alsazia-Lorena, eccetera, eccetera. La Russia zarista intendeva proporre sul mercato i propri prodotti petroliferi a prezzi inferiori rispetto a quelli che avrebbe offerto la Standard Oil di Rockefeller. Sappiamo che la Standard Oil era stata decapitata, era stata sciolta nel 1898 con lo Sherman Act, ma poi subito dopo ricostituita attraverso tanti filiali come la Standard Oil of New Jersey o la Standard Oil of California, detta anche SoCal, che poi ha creato tutte quelle altre filiali e operando attivamente durante la prima e durante la seconda guerra mondiale. Altro problema era quello appunto di frantumare l'impero turco-ottomano per poter poi porre dei protettorati nelle zone di interesse petrolifero, oppure porre dei cosiddetti tiranni, dei dittatori, per esempio lo Scià di Persia in Iran e altri dittatori fino ad arrivare a Saddam Hussein più recente in Iraq, e poi naturalmente tutta la dinastia dei Wahhabiti. Scusa un attimo, devo rispondere un attimo a una signora. Scusa. Prego. Senti, non è possibile avviare il video perché sto facendo un'intervista. Dove sei? Ti vedo a casa. Abbassati che non ti vedo. Mi vedi? Ti vedo, ma tu non vedi me. Ti posso chiamare fra 10 minuti? No, a Ubaldo, aspettami tu, ti chiamo fra 10 minuti, Claudio. Sì, certo. Ciao. Ok, ciao. Allora, quindi c'era questa
volontà da parte di chi? Da parte della casta finanziaria americana che mai già operava attraverso la Federal Reserve Bank of New York con l'emissione monetaria degli Stati Uniti, creando quella Federal Reserve Note che è il dollaro americano, perché prima c'era lo United States Note. La seconda guerra mondiale è poi avvenuta evidentemente perché dalla situazione geopolitica creata nel dopo Versailles, cioè alla conferenza di pace di Parigi, si era provveduto a frantumare tutti gli stati europei, creando più opportunità di investimenti da parte delle banche internazionali, che avrebbero sempre dovuto indebitare gli stati per creare che cosa? Ad ogni emissione monetaria, ottenere dei bond in garanzia del prestito emesso. Cioè questo è il classico meccanismo applicato dai Rothschild, il quale disse: datemi la possibilità di gestire la moneta di una nazione e non mi importa assolutamente infatti nulla di chi fa il diritto, di chi fa le leggi di questa nazione. Infatti, questo è un detto di Mayer, Amkel, Bauer, detto Rothschild, per lo scudo rosso. Ci sono gli americani che dicono Rothschild, ma è sbagliato, no, perché è parola tedesca e si dice Rothschild. Sì, esattamente. Allora, Rothschild è parola tedesca che vuol dire scudo rosso. Gli americani continuano a dire, ma questo anche i politici, i giornalisti, Rothschild, che cosa vuol dire un'altra cosa, insomma, ecco. Esattamente, Roth in tedesco, allora, dica rosso, il metodo scudo. Rothschild, il metodo Rothschild, quello che vuole essere imposto, è quello che vuole essere imposto in tutta l'Europa. Chi si oppone a questo metodo Rothschild, perché nel primo dopoguerra c'era la Germania indebitata, e quindi la presenza delle banche internazionali nel capitale della Reichsbank, della Repubblica di Weimar, stava devastando e depredando tutta il patrimonio pubblico tedesco, fino a quando non è intervenuto, dopo Brüning, il cancelliere Brüning, che era filo americano e poi trovò ospitalità alla Columbia University, subito dopo l'ascesa al potere di Hitler nel 1933, e non aveva fatto altro che devastare il patrimonio tedesco. La Germania stava alla fame, sappiamo benissimo tutta la situazione, ma una situazione analoga a quella della Germania, questo non lo dice nessuno, era esistente in tutte le altre nazioni dell'Europa del continentale di allora, anche di coloro che avevano vinto la guerra. La Gran Bretagna era in debito cospicuo con gli Stati Uniti d'America, così come la Francia, così come l'Italia, così come il Belgio, così come tante altre nazioni, ma aveva per farmi finire il discorso, perché era stato finanziato da un credito di guerra fatto apposta da un banchiere che si chiamava Bernard Baruch, ebreo, il quale aveva fondato il War Industry Board, che vuol dire una commissione che si occupa delle forniture, delle forniture di armi e dei finanziamenti di guerra ai vari belligeranti. Cioè non soltanto di una parte, ma a tutti quanti. Sì. Ai perdenti e ai vincenti. E quindi l'Europa era tremendamente indebitata. Tanto è vero che nel 1929, quando si conclude malamente il cosiddetto piano Young, Owen Young era un funzionario del Federal Reserve Board, è un banchiere, che cosa succede? Succede che si causa la crisi del 29, richiamando tutti i crediti a breve. Come si fa a creare una crisi? Vi siete mai chiesti come si fa a creare una crisi? La crisi è soprattutto una crisi bancaria. Si richiamano tutti i crediti a breve, come fece Morgan nel 1913, e quindi si crea il cosiddetto panics, la corsa a ritirare tutte queste. Voi vedete anche nei contratti di fido che vi fanno oggi, no? C'è scritto sempre in una nota, clausola molto piccola: la banca vi concede questo prestito e poi in qualsiasi momento richiederne la restituzione. Questa esattamente è una fondamentale regola, clausola messa da tutte le banche. Sì. Basta fare questo per fare in maniera di creare una corsa a ritirare tutti i risparmi. E poi tutto questo si riflette dove? Nel mercato finanziario. La crisi del 29 è quindi servita a creare uno scompenso, perché eliminava i disturbi e le dispersioni del cosiddetto flottante. Che cos'è il flottante?
sono i piccoli azionisti che detengono in massa una somma consistente di determinate azioni che perdendo la quotazione di borsa e crollando la quotazione di borsa vengono vendute in massa e acquistate a poco prezzo da chi invece ha la possibilità di farne un unico blocco. Quindi, se la crisi è servita ad indebolire e a impoverire i molti, la crisi del 29, seguitemi bene, la crisi del 29 è parallelamente servita ad arricchire iperbolicamente i pochi ricchi. Chi sono i pochi ricchi? Rothschild, Rockefeller, Kuhn Loeb, Morgan, i vari Carnegie, i Vanderbilt e tutte le grosse banche di Wall Street. Baruch, eccetera. Bernard Baruch è uno dei banchieri che oltretutto si era arricchito oltre che con la vendita delle armi del War Industry Board e del War Production Board, poi costituito in occasione del secondo conflitto mondiale, con l'oro dell'Alaska. La crisi del 29 poi deve essere superata per i poveri deficienti di americani, cioè la massa di poveracci che hanno perso tutto, sì, con il New Deal. Che cos'è il New Deal? È l'applicazione del sistema collettivistico sovietico in America. Per sì, costruire però... che cosa? Per ingigantire e potenziare al massimo l'industria pesante e degli armamenti. Per fare questa industria pesante e degli armamenti bisogna anche usarli. E per usarli che cosa bisogna fare? Bisogna far defragolare la seconda. Esattamente, mondiale. Ma vuol dire una cosa? Si fa defragolare... Dimmi. No, una cosa. Due cose così per... prima, parlo del debito inglese, perenne debito inglese contro gli, verso gli americani. Vorrei ricordare che l'ultima rata del debito inglese verso gli americani è stato pagato nel maggio del 2007... esattamente 7 maggio, nota agenzia ADN o anche l'ANSA comunque, che pagò 60 milioni di sterline l'Inghilterra e la Germania. Questo è il 2007, pensa un po' te da quanti anni pagava l'Inghilterra il debito. Poi il New Deal che tu dici adesso, in prima analisi il New Deal doveva essere un po' una copia del corporatismo fascista. Tu sai che Russo mandò due mandò due consiglieri tattica, poi non fu. No. Come no? No, non doveva essere, no, non aveva nessuna attinenza con il corpo fascista. Allora, scusa, perché Russo mandò due consiglieri suoi in Italia per parlare con Mussolini nel 33-35? No, ma era tutta una farsa questa. Guarda, c'era stata la conferenza economica di Londra, è tutta una farsa. No, ho capito. Il vero esempio era stato tratto da Franklin Delano Roosevelt imitando per filo e per segno il sistema collettivistico sovietico. Sì, sì, dopo sì. Stalin con i piani quinquennali. Esatto, però quello la dici. Unione Sovietica con i tre piani quinquennali è riuscita a formare il più grosso arsenale del mondo per fare che cosa? La guerra. Per fare la più grande potenza militare del mondo per dare il via alla rivoluzione bolscevica. Esatto, esatto. Per la rivoluzione bolscevica bisogna fare la guerra, senza la guerra non si fa la rivoluzione bolscevica. No, ti posso dire una cosa, come mai Roosevelt... ma attenzione, la finalità non era solo un pretesto quella di fare la rivoluzione del proletariato. Perché il proletariato non è poi esistito, il proletariato era una mera illusione, cioè esatto. Dove è andato a finire il proletariato? Ha preso era quel posto. Quello di creare un contrasto per favorire chi? Il vero potere della casta finanziaria ebraica americana. Esatto, però quello voglio dirti, perché Roosevelt mandò... La quale controlla la politica di Washington, controlla la politica di Londra, di Parigi, dell'Europa intera e del mondo intero, attraverso due istituzioni, fondate subito dopo la conferenza di pace di Parigi, che si chiamano in America il Council on Foreign Relations e nel miglio quadro londinese, è il cosiddetto miglio finanziario, no? Dove regna la finanza londinese, finanza che poi comanda tutto il mondo, che è detto Royal Institute of International. Esattamente. Ma sono queste due istituzioni che hanno voluto l'apertura delle frontiere, la caduta delle barriere doganali e l'imposizione del loro sistema che vuole naturalmente dilagare in tutto il mondo attraverso le corporation e portare via la sostanza dei paesi produttori che hanno materie prime e incorporarle
in questa unica, allora, la domanda ti faccio, potenza che è costituita dagli Stati Uniti d'America, ma dagli Stati Uniti d'America, dalla casta delle banche internazionali. Sì, sì, ho capito. Ma la domanda che ti faccio io, perché Roosevelt... L'unica... Dicevo, perché Roosevelt mandò due consiglieri suoi a Parco Mussolini per studiare il corporativismo italiano? E c'è il nome e il cognome dei due diplomatici, che, tra cui un esperto economico, che vennero a parlare e furono ricevuti da Mussolini, eh? C'è il nome e il cognome dei due personaggi. Che tra l'altro l'ha riportato anche di Filippo Giannini nei suoi libri. Vedi, il corporativismo fascista è di differente impostazione e natura. Ma certamente. Non si può paragonare il corporativismo fascista, perché il corporativismo fascista aveva più che altro un indirizzo sindacale, ma lasciava la libertà all'impresa, quindi c'era molta libertà all'impresa privata, sì, sì, e sì. Dava anche un sostegno, e c'era un'intesa tra il corporativismo dei vari artigiani e il corporativo che appartiene agli impresari. Sì, sì, era diverso. La domanda è mia, ho capito questo. Invece l'impostazione sovietica è quella, sì, collettivistica, ho capito. Che impone a tutti di fare quella cosa lì. Sì, ma... E la stessa esempio era stato preso applicandolo al New Deal rooseveltiano, esatto. Che poi si è risolta in una cosa molto semplice. Siccome le imprese hanno inteso prendersi i massimi guadagni, il New Deal non è riuscito a risolvere il problema della disoccupazione, perché c'erano 11 milioni di disoccupati, esatto, prima, ma infatti, 11 milioni di disoccupati. La domanda che perché? Perché tutto quello che doveva essere prodotto era sotto forma di industria pesante e di armamenti, quindi sì. Non di pubblica utilità, come aveva fatto invece la Germania di Hitler e anche l'Italia di Mussolini. Intuendo che quello che era il collettivismo buono, tutto doveva essere prodotto sotto controllo, però per la costruzione di beni di pubblica utilità, che erano, esatto, le autostrade, i monumenti, esatto, le case, scuole, ospedali, tutte queste cose, in minima parte per gli, sì, per gli armamenti. Ma io mentre vorrei... invece l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti hanno fatto il New Deal, hanno fatto i piani quinquennali l'Unione Sovietica unicamente per costruire le armi. Sì, esatto, beh, tu voglio dire, la domanda è, ho capito questo, ma perché Roosevelt mandò due suoi strettissimi consiglieri da Mussolini per studiare il nostro corporativismo, che poi in America non si fece nulla? Come secondo te li mandò? Per quale motivo? Per spiare quello che avrebbe fatto Mussolini, tanto è vero che FDR disse "This admirable Italian gentleman", quando le cose andavano bene, prima ancora che ci fosse la quota 90, eccetera, eccetera, mm-hmm, la stresa e l'invasione dell'Etiopia e... l'avvicinamento di Mussolini a Hitler, sia FDR, cioè Franklin Delano Roosevelt, che WC, cioè il Winston Churchill, erano grandi ammiratori di Mussolini, perché, esatto, Mussolini era una creatura inglese, perché Mussolini è stato finanziato dagli inglesi, perché un unico dittatore che avrebbe unito e reso potente l'Italia avrebbe fatto gli interessi degli inglesi, che volevano avere un custode sul loro mare, che è un British Lake, il mar Mediterraneo, per gli inglesi, perché ci hanno le rotte in Mediterraneo. Ecco un'altra ragione per cui è scoppiata poi la guerra, e ci sono stati 9 mesi della non belligeranza, vi ricordate, nonostante l'alleanza che ci fosse con l'asse, quando viene dichiarata la guerra con lo stratagemma del territorio di Danzica, sì, alla Germania, giusto? Sì, sì, certo. Perché il fronte degli alleati era già stato costituito nel 38, quando il signor Anthony Eden andò in America dopo aver dato le dimissioni del segretario agli esteri britannico del governo di Chamberlain, mm-hmm, e andò a trattare appunto perché ci fosse con i sionisti, perché si doveva far scoppiare una guerra per eliminare l'anomalia economica e monetaria della Germania di Hitler. Tutto qua. Ho capito. Ecco perché è scoppiata. E poi anche perché avrebbero dovuto ristabilire quegli equilibri che noi abbiamo visto alla conferenza di Bretton Woods del 44, con il riferimento al gold standard, perché allora serviva il riferimento al gold standard, e con quell'apertura delle frontiere che avrebbe consentito l'esportazione dei prodotti dell'iperproduzione americana, perché in fondo il New Deal è servito a rifornire mezzo mondo, tre quarti del mondo, di tutte le armi che aveva creato, perché il, esatto, New Deal ha creato solo armi, lavoravano tutti, anche i bambini, ti credo che però la disoccupazione è rimasta lì.
Esatto. Perché avevano dei turni, e finito quello, l'impresario che aveva in mano tutte queste imprese, chiaramente si è messo i soldi in tasca e non ha pensato poi a creare delle situazioni di lavoro come i certificati lavorativi che avevano tutti i cittadini tedeschi che lavoravano, e che erano delle vere e proprie credenziali per andare a lavorare in qualsiasi altro settore. Ecco la grande invidia che suscitava la Germania di Hitler, non la Germania nazista, la Germania nazionalsocialista. E poi il culmine viene toccato il 15 giugno 1939, quando Hitler dispone la nazionalizzazione della Reichsbank, cioè banche straniere che avete il vostro capitale nella mia banca centrale tedesca, ve ne andate a casa vostra e non state più qui. Ed ecco perché gli hanno fatto la guerra. Infatti, questa è stata la causa principale. Il primo settembre, con lo stratagemma, la mancanza dell'ultimato, tutte le porcate che hanno fatto FDR, Winston Churchill, Potocki, Lukasiewicz, William Bullitt, eccetera eccetera, hanno fatto in modo che l'ultimato non ci fosse e hanno spinto, attenzione, attraverso l'accordo, il patto di non aggressione con l'Unione Sovietica, stipulato da Ribbentrop e quindi da Hitler con Stalin, hanno indotto Hitler ad essere il primo aggressore e quindi colpevole dell'aggressione. Sicuro però Hitler che Francia ed Inghilterra non avrebbero dichiarato guerra, perché era un problema locale che non interessava né all'una né all'altra. Questo e l'avrebbero potuto risolvere diplomaticamente. Mentre invece Stalin, fin dal 1938, aveva già fatto un accordo segreto con il partito della guerra inglese, per cui aveva già disposto che ci sarebbe stato questo. E qui entra un famoso giallo di Rudolf Hess, la morte del duca di Kent che cade con l'aereo, la morte di Sikorski che voleva fare col duca di Kent una monarchia in Polonia, cosa gradita ad Hitler, naturalmente, che avrebbe avuto la possibilità di utilizzare il corridoio di Danzica, cioè la strada e la linea ferrata che avrebbe portato dalla Prussia orientale fino al Mar Baltico, e che in fondo era quello, e poi avrebbe dovuto dire: guardate, piantatela di rompere i coglioni ai tedeschi che stanno a Bromberg. Esatto. C'era sempre un problema, cioè la riunificazione del popolo di etnia tedesca. Esattamente. E voleva mandare nel paese tutti gli ebrei che occupavano le posizioni chiave nei principali istituti di credito, nelle posizioni di lavoro, eccetera. Ed è lì è nata la famosa storia dell'antisemitismo. Adesso, esatto. Io non sono antisemita, prego però di stare a sentire quello che io riporto. Sì. Che è stato scritto da altri, io lo riporto e vi faccio vedere i libri, sono tutti citati in quel libro che io ho scritto, di cui molto vi ho mostrato la copertina, e finalmente forse stasera o domani mattina finisce. Ecco, ti dico solo una notizia inedita. Questo è quanto. Una notizia inedita sul caso di Danzica. Io ebbi un lungo colloquio esattamente 11 anni fa con il povero Franco Bandini, grande giornalista storico investigativo. Allora tu devi sapere una cosa, che ci fu una gara d'appalto per costruire l'autostrada e la ferrovia che collegava il corridoio di Danzica. La vinse un'impresa italiana, Puricelli di Milano, che doveva seguire i lavori. Esattamente, questo lo disse Bandini il 2 gennaio 2002, quando andai a casa sua, a Colle Valdelsa in provincia di Siena, e mi confermò, mi provò anche le cose. E poi, questo dice lungo sulla volontà della guerra di Hitler, perché scusa, se uno fa la guerra non fa fare una gara d'appalto, fa la guerra e basta. Invece no, ci Hitler è... certo, è vero, questo caso non lo sapeva, hai fatto bene. No, te lo dico perché lo disse Franco Bandini. Prego. Ma era già predisposto una seconda guerra mondiale, perché tutti gli stati europei, anche l'Inghilterra, era indebitata con gli Stati Uniti d'America. Quindi la guerra è il migliore degli investimenti, tanto è vero che Baruch fondò il War Production Board, dove guadagnò naturalmente lui e tutta l'organizzazione sionista mondiale, anche dai paesi che poi risultarono vincitori della guerra, e quindi come la Francia e come la Gran Bretagna, capito? Poi facendo intervenire naturalmente in seconda battuta, come hanno sempre fatto gli americani, con lo scandalo
il pretesto di Pearl Harbor, dove hanno tirato per i capelli i giapponesi che erano rimasti vittima della blockade del petrolio, quindi erano rimasti senza viveri. I giapponesi supplicavano, per favore, arriviamo ad un accordo, fateci continuare a vivere. Quindi hanno voluto, il signore Fedirara ha voluto proprio che si arrivasse a Pearl Harbor per giustificare l'intervento degli Stati Uniti isolazionisti nel secondo conflitto mondiale. Sì, in effetti i giapponesi... C'erano molti interessi americani sia in Giappone che in Cina e in Asia, lo sappiamo benissimo. Esatto, infatti tu hai detto una cosa bella perché... Il mio libro lo affronta... Sì, infatti ti lo dico a proposito dei giapponesi che... Il mio libro lo affronta mettendo anche in appendice quello che è il sistema auritiano, cioè il famoso paese dell'utopia viene commentato in 4-5 pagine, dove vengono scritti i principi che raccomandava il professor Giacinto. Esatto. E questo naturalmente è in contrasto con la politica monetaria che è vigente oggi. Noi abbiamo queste crisi? Le crisi sono provocate e ingiustificate. Lo so, non sappiamo com'è. In Italia è ottima, noi siamo un paese produttivo, in Europa è ottimo, non c'è crisi. La crisi è provocata dai banchieri che vogliono il pagamento degli interessi immediati e quindi vogliono il taglio alla spesa pubblica, mettono lì al potere dei politici che sono loro conniventi, i quali aderiscono come Monti, come Letta, come tutti quanti, e aderiscono a questo sistema, tagliano le pensioni, aumentano le tasse e tagliano la spesa pubblica. Queste sono le crisi ricorrenti. Esatto. Volevo aggiungere... Questa in sostanza è il mio libro, in poche parole, poi non posso stare qui a parlare. No, messo bene, viene così. Per chiudere, volevo dirti una cosa, che i giapponesi, in effetti è vero che volevano trattare con gli americani, tant'è vero che dietro l'incarico il principe Konoye, purtroppo fu sabotato, fu preso anche in giro dagli americani, quindi i giapponesi persero la pazienza, non mandarono più, anzi addirittura fecero abdicare questo principe da solo diplomatico, e quindi con i dei chi tocciò, praticamente ebbe la meglio l'ala militarista, quella che appunto voleva combattere per le proprie dipendenze, e quindi da lì poi successe il caso per l'Arbor. Vorrei dire che quella che è stata la funzione. Sì, dimmi. No, il caso per l'Arbor, c'è in rete un articolo bellissimo di Marco Pizzuto, che si intitola proprio Il caso per l'Arbor, di andarselo a leggere, che è stradocumentato all'inverosimile. Sono successe cose incredibili, addirittura dopo il 7 dicembre del 41, quando i giapponesi attaccarono per l'Arbor, da 41 fino al 25 dicembre, delle petroliere giapponesi partirono dalla California, e portarono il petrolio in Giappone, addirittura questo. Quanto già la guerra si dichiarava. Sì, perché naturalmente devi mettere in condizione gli aerei, i bombardieri giapponesi di bombardare le navi di Pearl Harbor, no? Però come fanno a bombardarle? La stessa cosa l'ha fatta Stalin quando ha dato il petrolio di Baku a Hitler, che non ce l'aveva, per andare a bombardare Londra, se no come faceva a scoppiare la guerra in Europa? Bravo, l'hai detto. Non aveva il petrolio, come avrebbe fatto? Infatti, invadere la stessa... Come faceva ad invadere la Polonia se non aveva il petrolio di Stalin? E poi Stalin avrebbe poi inteso colpire, al momento opportuno, colpire e attaccare la Germania con la famosa operazione Grossa, preceduta, perché venne scoperto naturalmente che stava disponendo le divisioni per attaccare la Germania, da Hitler, preceduto dall'operazione Barbarossa, che è stata anche detta operazione Samyubis, che vuol dire suicidio. Ti devo lasciare perché ho un appuntamento telefonico. È stato molto esauriente, e quindi invito i lettori a leggere il tuo libro e aspettiamo. Grazie Giampaolo, è stato molto esauriente, potete e a presto. Anche contattarmi sulla rete oppure contattarmi agli indirizzi che ci sono, insomma. Ti ringrazio tanto. Di niente, ciao carissimo. Ciao. Ciao, arrivederci. Ciao.